Ci troviamo questa sera, sono quasi le ore 23, in via dritta 22 al centro storico di Bordighera. Allora incontriamo il dottor Carlo Bagnasco che ci illustra questa mostra in cui troviamo due Morlotti e due Pompeo Mariani e un omaggio a Claude Monet. Ci vuole parlare di queste opere? Qui abbiamo un pastello di Morlotti, eseguito negli anni 70, che riguarda le rocce di Bordighera. È importante sottolineare lo sfondo con questo bellissimo cielo, che è proprio il cielo bordigotto, questo cielo molto terso, tipico della pittura morlottiana. Qui invece abbiamo un'opera di Pompeo Mariani del 1940. Quello è un acquarello? Pastello. Ah, un pastello. Qui abbiamo un olio di Pompeo Mariani. Siamo a Bordighera nel 1914, è il mare di Bordighera con i gabbiani e con le anatre. Qua è interessante sottolineare come con questo piccolissimo tocco Mariani ha dato l'idea del navigare delle anatre nel mare. Qui abbiamo una riproduzione di Monet, che purtroppo in Monet originale si trova a San Pietroburgo, c'è del campanile della chiesa di Bordighera Alta. Il quadro originale si trova a San Pietroburgo, all'Ermitage. Questo è un Morlotti importante, esposto in mostre di grande levatura, del 1941, quando ancora Morlotti guarda Cézanne e Picasso. Questo invece è Pompeo Mariani, è del 1889, è la prima stesura del famoso quadro La sposa del mare, che è l'idea originaria, ancora dichiara matrice impressionista, che poi si svilupperà in quest'altra opera che vediamo sotto. Questa è una riproduzione, l'originale si trova alla Galleria d'Arte Moderna di Genova Nervi, è un quadro che è quasi 2 metri per 1,30 m, che è la versione definitiva, pluripremiata in mostre importanti, tra cui la Biennale di Venezia. Ringraziamo il dottor Carlo Bagnasco e arrivederci alla prossima occasione per un'altra mostra. Grazie, buona serata.